Queste ragazze sono i miei prodotti make-up, solamente quelli che utilizzo un po', diciamo, tutti i giorni. Quindi pennelli, correttori, CC cream o fondotinta, rossetti e mascara. Li vediamo in modo approfondito nel video. Buon pomeriggio ragazze! Allora, sono ritornata come avete visto su YouTube, vi faccio video un giorno sì, giorno no, riesco, spero di riuscire a mantenere questo ritmo di pubblicazioni. Fatemi sapere qua sotto se siete contente e se c'è qualche video che volete vedere. Mi sono già notata, vuota la spesa Lidl, vuota la spesa Eurospin appena riuscirò ad andarci. Cosa c'è nel mio beauty make up? Che questo video, cosa c'è nel mio beauty body care? Terminati vari, terminati oltre il sole, deve arrivare un pacco da Temu, devo fare un video sui capelli, trattamenti professionali a casa e tra l'altro uno ne ho appena fatto uno oggi e trattamenti professionali dal parrucchiere, ho provato qualche cosa, poi insomma c'è tanti contenuti, spero di riuscire a mantenere la pubblicazione un giorno sì o un giorno no, vi farò più video possibili. Scusate, mi sposto un po' perché c'è la luce della cucina che sparafrescia e non ho la ring light qui con me. Mi provo a mettere qua. Allora, questo è il mio beauty, questa che l'ho appena utilizzata, è il mio beauty make-up, quello che mi porto solitamente in vacanza, quello che uso tutti i santi giorni. Poi in realtà ho un altro beauty enorme dove dentro ci sono tanti altri pennelli, c'è qualche ombretto che utilizzo solo in occasioni speciali, un eyeliner, una piccola palette, ma questo è veramente quello che utilizzo tutti i giorni, che è quello che mi avevate chiesto. Allora, premetto che questa qui, contenitore, l'ho preso su Revolution ed è la Revolution Pro e l'avevo comprato online ed è bello resistente, lo utilizzo da un bel po' di tempo, ha una trasparente, vedete, ha questo contorno così un po' anni forse 80, risembra la radica delle macchine. Vabbè, si apre in questo modo qui e qui dentro. Quindi iniziamo a fare i danni e qui dentro ci sono tutti i miei prodottini. Premetto che so che è da lavare, però poi ci sarebbe da dare una lavatina perché è 2 o 3 giorni che sto testando una cipria nuova e quindi insomma l'ho un po' sporcato, però i pennelli li lavo sempre, anzi nei terminati vedrete prossimamente un pulitore eccezionale per i pennelli, che ve l'avevo già messo in vari terminati, ma dato che c'è pubblico nuovo, certe cose ve le rimetto. Allora, partiamo, andiamo con ordine in base all'utilizzo. Allora, la prima cosa, tanto faccio la mia body skincare routine abituale, quindi arrivo a un certo punto che devo iniziare a usare correttore e fondotinta o CC cream. Allora, io come correttore sto utilizzando al momento questo qui della Deborah. Il mio preferito rimane sempre l'Instant Anti-Age di Maybelline, però ho questo di Deborah e un altro da iniziare di Astra. Ne sto testando alcuni per voi. Fatemi sapere se vi piacerebbe anche un video comparativo tra i vari correttori che ho, eccetera, eccetera. Anche se ne ho già fatto uno in passato, lo trovate nella playlist del profilo sotto Makeup, credo di averlo salvato lì. Allora, Deborah 24 ore perfect, all over concealer, correttore multiuso per occhiaie e tutto il viso, minimizza imperfezioni e discromie. Allora, la cosa molto bella è il maxi applicatore, mi piace un sacco l'applicatore così grande, è perfetto perché riuscite praticamente ad arrivare con questa punta, vedete, sia nell'angolino e anche in questa parte qua, perché io ho l'occhiaia. La mia palpebra e questa parte qui non ha problemi, ma qua è viola, viola blu e anche qui. Quindi, visto che ormai sono più verso i 50 che i 40 e troppo prodotto va a correttori troppo pesanti, va a appesantire ancora di più l'occhio, non faccio la correzione del colore, quindi non do un colore magari aranciato, molto aranciato per andare a coprire l'occhiaia e non do il colore verde per andare a coprire i rossori in certi punti, anche se di rossori ne ho veramente pochi, ma do direttamente un colore. Io questo qui è il color Sand che per me è perfetto e riesce anche a illuminare bene la parte. Io mi sono truccata da pochi minuti e insomma, se faccio così, vedete un po' gli occhiali si vedono, ma se
Così, la gente mi vede in questo modo, riflette la luce così e vedete che l'occhiaia mi viene minimizzata con pochissimo prodotto. Ne va usato poco, se no va a tentennare nelle pieghette, però quello che ho notato è che a me nelle pieghe non va e non lo fisso con la cipria. Tenta andarmi un po' nelle pieghe qua sopra quando io utilizzo un certo tipo di contornocchi, quindi dovete fare delle pieghe, delle prove, scusate, le pieghe, il fatto che vada nelle pieghe può dipendere molto anche da che cosa ci date al di sotto, quindi non bocciate mai un prodotto se va nelle pieghe a prescindere, ma provatelo con vari, con sotto un contornocchi, con sotto un balm, con sotto una crema idratante che possa andare anche lì, fate vari tentativi. Questo comunque è il colore 03, che è sand e devo dire che non mi dispiace, ecco, non è, si può stratificare senza problemi, però lo vedo forse un pochino più adatto dai fino ai 50 anni, poi dopo secondo me inizia a diventare pesante. Comunque io lo utilizzo, lo spalmo, lo lascio lì pochi secondi che si asciuga un po', poi vado con il dito o con la blender o con il pennello, io uso questo qui di Real Technique specifico per il correttore e devo dire che secondo me l'applicazione col dito è la migliore in questo caso qua di questo prodotto. Per quanto riguarda invece il make-up inteso come la colorazione del viso, il fondotinta, tutte queste cose qua, ne ho tre al momento che sono questi tre che alterno. Allora, questo qui ve lo faccio vedere, ma lo andrò a riporre perché per me è troppo scuro. Ed è un fondotinta, un cream to liquid foundation SPF 30 Miracle Touch della Max Factor. Questo ce l'ho perché ho fatto oggi no, sì, in questi giorni un peeling chimico e quindi sto andando un attimo con anche l'SPF 30 perché il mio solare non è più freschissimo oppure che non rispetta più l'SPF, si abbia perso un po' di efficacia, quindi ho preferito darmi questo qua. La colorazione è l'80 bronze che per me è scura in inverno, invece d'estate è perfetto, quindi lo riporrò. Non ha bisogno di essere fissato, è abbastanza pastoso, io lo do col pennello, anche se devo dire, adesso vi faccio vedere anche che pennello uso, eccolo qua. Pennello di Real Techniques, magari vi dico i numeri, mi trovo molto bene con questo pennello che è il numero 200 e so che alcuni di voi mi avete scritto proprio che lo utilizzate anche voi, questi pennelli, quello da fondotinta, da correttore è il 210, mi sembra di leggere, sì, 210, ma anche con questa riuscite perfettamente a darvelo, non ha bisogno di essere fissato, ha un effetto abbastanza matte. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi di questo è che lo potete utilizzare anche sui rossori, io lo do qui intorno al naso, e non fa macchia quel prodotto che andate a mettere dopo. Poi sto usando due CC cream, anzi uno è in realtà un fondotinta anche questo, e la CC cream di Oltre il Sole. Questo l'avevo in casa e volevo, sto andando a terminarlo, è di Deborah, formula pura. Qua c'è scritto BB cream, formula pura BB cream, poi qua sotto c'è scritto fondotinta per perfezionatore di pelle. Io non ho capito se è una BB cream o se è un fondotinta. Da quando la applico mi sembra che abbia la texture della BB cream, ma il risultato della CC cream e della fondotinta. È anti-pollution, SPF 20 e color sand anche questo. Questo è più scuro. È abbastanza scurettino, non è stratificabile. Lo sconsiglio vivamente a chi ha la pelle grassa perché secondo me non va bene. Qua dice idrata e protegge 0% fragranze, petrolati e silicone. Allora fa un odore terrificante di cioccolato. Come fanno a dire zero fragranze? Forse zero fragranze aggiunte? Fa un odore da cioccolato. Per me tantissimo si sente, il colore è veramente scuro, il 02 Sand, rispetto a altre colorazioni. Devo dire che questo ha bisogno di essere fissato, anche se aspettate che si asciuga. E questo, sopra questo, fa un po' di paciughino, quindi questo
Diciamo che se siete patite del lince e volete una formula un pochino più pulita, prendetelo, però io non lo ricomprerò. Io quando, quindi per me è un ni. Non è proprio un no, però non è neanche un sì. Io mi domando sempre quando finisco un prodotto, cosa dico? Che mi piace o che non mi piace? Mi domando, lo ricomprerei? No, e quindi è un no. Questo lo ricomprerei? Sì, l'ho ricomprato, però ho fondotinta. Appesantisce molto. Quello che mette un po' d'accordo le due parti sicuramente è No Filter, la CC Cream di Oltre il Sole. Eccola qua, qua c'è il packaging esterno, qui c'è il packaging interno. Adesso è scontata del 25%, anzi vi scrivo qua sotto informazioni della promo nel box informazioni. È una via di mezzo tra un trattamento e una BB cream, ovvero ha la colorazione della BB cream, quindi crema colorata, ma dentro ci sono degli attivi, tra cui l'acido ialuronico, che la trasformano in un trattamento e quindi in una CC cream. Ve la svito così perché l'ho quasi terminata. Comunque ha poco senso farvi vedere il colore perché è bianca. All'interno ha delle particelle di pigmento che si rompono e vanno a, una volta mescolate, uniformarsi al tono della pelle. Quindi esiste solamente anche al sottotono, mi permetto di dire, perché io ho un sottotono un po' problematico perché ho un sottotono neutro. Chi ha sottotono neutro tribola a trovare il fondotinta adatto per sé, perché non è né rosa, ma non è neanche giallo. Sicuramente se dovessi scegliere prenderei un sottotono giallo piuttosto che un sottotono rosa, però questo è un sottotono abbastanza neutro e niente, io lo trovo non è né glow né opaco, quindi una via di mezzo, dà una bella luminosità senza che la texture sia grassa e senza appiccicare. Si è adatta, come vi ho detto, a tutti gli incarnati, non ha bisogno di essere settata, però se volete lo potete fare. Io sconsiglio di settare i prodotti, questi prodotti, perché comunque vanno le polveri sul viso, vanno a seccare la pelle, alterano il pH e occludono i pori, quindi brutta fare per quanto riguarda soprattutto chi ha i pori dilatati, chi ha la pelle tendenzialmente secca, eccetera, eccetera. Provatela perché dentro c'è anche un attivo che di solito si utilizza, cioè un attivo, un prodotto, un ingrediente che si utilizza anche nei prodotti long lasting. Quindi datevi una possibilità, non settatelo. Poi se invece avete bisogno di settarlo, ci sono qua io che vi... Ah, se lo volete provare, scrivetemi in privato, comunque sotto nel che vi consiglio al meglio, anche in base al vostro colore di pelle, vi spiego un po' fino a che punto può andare bene, perché se siete, diciamo, mulatte o scure, cioè o nere di pelle, no, no. Però vedete, c'è da valutare anche tante cose. Qui sotto nel box informazioni c'è il link per accedere. Ah, cosa molto importante, ha dentro anche l'SPF 15, che non ricordo se l'avevo detto. Poi, per qua adesso andiamo alle polveri per fissare, ammesso che le usiate, io ce l'ho in casa perché se capita un'occasione importante che ho bisogno di fissare il make-up e voglio che duri tutto, 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 tutto il santo giorno, utilizzo una CC powder. Che adesso ve ne parlo, però ho comprato il fissatore per il trucco di MAC da usare saltellamente. L'ho usato una volta solo, non mi è dispiaciuto, ma non mi ha neanche entusiasmato, quindi lo voglio testare meglio, poi vi faccio sapere. Come pennelli per le polveri, questo è per il blush, questo è per la cipria. Sono di, non me lo ricordo, il brand ce li ho da un secolo e mezzo. Li ho pagati poco, ma veramente poco. Sono Cioè, poco per essere dei pennelli con le setole naturali. Se tornassi indietro non so se farei questa scelta, nel senso che non sono sintetiche. Però devo dire, comprati una volta e mai più, perché li ho da quando ero una ragazza, e mi sembra di averli comprati su Groupon, se mi ricordo bene, ma non sono sicura. Non perdono i peli, li ho lavati 75.000 volte e sono diventati per assurdo più brutti quelli di Real Technique. Però sono ancora, anche questi non perdono peli, si utilizzano tranquillamente. Allora, per quanto riguarda la cipria, io utilizzo questa della Bella Oggi, Fix Me CC Powder, cipria correttiva di colore, effetto levigante. Ne ho già usata un bel po', anche se la utilizzo poco, comunque ho un pavo lungo perché è un paio di un anno. La utilizzo a volte solo per settare il contorno occhi, però devo dire che
Io lo percepisco quando ce l'ho sul viso. È molto fine e comunque è quella gialla perché c'è anche il trasparente che forse è più adatta per fissare il contorno occhi. Però devo dire che anche questa, vedete, è un colore un po' giallino, assomiglia un po' alla banana powder. È molto sottile e fine e devo dire che non altera il colore poi del trattamento, però opacizza molto molto. Io incomincio ad apprezzare un pochino di più l'effetto glow col passare degli anni. Per quanto riguarda il blush, questo promossissimo, mi piace molto, è della Deborah, si chiama Super Blush Fard Effetto Naturale con estratto di magnolia rivitalizzante. E ho preso la colorazione, è un blush long lasting, sì, abbastanza, non fa miracoli. Ha un po' anche questo di 12 mesi, no, 18 mi sembra di leggere. Sì, mi sembra un 18, sono 9 grammi di prodotto. E effetto naturale perché non è né troppo matte né troppo glow. L'unico lato negativo di questo prodotto è che non riesco mai a aprirlo, infatti ciò la mollettina per andarci sotto e fare così, perché sennò io non riesco ad aprirlo e dire che è una chiusura normale, ma boh, non lo so, io non riesco. Ha già il buco, il che è molto strano nei prodotti, e io lo utilizzo solamente un po' qui, vedete, sullo zigomo. Io l'ho provato a utilizzare sia dopo la cipria che prima della cipria, non fa macchia, potete andare in stratificazione. È scrivente ma non troppo, al punto giusto, in modo che potete andare a stratificarlo come vi pare. Deborah promossissimo questo blush. Io di solito lo utilizzo in crema, però in questo ultimo periodo mi sono dedicata un po' alle polveri perché quello che utilizzavo io non riesco più a trovarlo, anzi due tipi non li riesco più a trovare, quindi per il momento avevo freddo, ho preso quello lì. Per quanto riguarda le labbra ve le lascio per ultime. Mi è rimasto il mascara e i prodotti per le labbra. Allora, per quanto riguarda il mascara, sapete che io adoro Rimmel, anche se il mio preferito è quello con i due step, quello che definisce e quello che lo allunga, quello che ha il tappino fucsia di qua in nero. Step 1, 2, no, come si chiama? Non me lo ricordo. 1, 2 step, no, step 2, boh, non mi ricordo. Questo qui l'ho preso perché costa 6 euro, costa pochissimo, sempre di Rimmel. Mi era sempre piaciuto, era in passato il mio preferito, ora non mi piace più. Io ultimamente questo tipo di scovolino, che è sempre stato il mio preferito, con questo tipo di prodotto, non lo so, o è questo prodotto hanno cambiato la formula, ho dovuto dar tre passate, l'effetto si vede perché se tiro su, vedete, comunque le ciglia sono belle. Definite con promemoria, vabbè, bello definite, belle lunghe, però lo trovo poco incurvante. Infatti, vedete, cioè se mi metto di traverso, vedete la lunghezza, ma se non tiro su, non vedete niente. Io è poco che lo sto utilizzando. Sapete che con il tempo entra l'aria, soprattutto se facciamo esercizi di pompaggio, così movimenti di pompaggio, entra l'aria e migliora il mascara. Però questo è. Sì, dovrebbe essere già nella sua fase performante, ma non lo è, quindi non lo comprerò più, passerò all'altro e vado sul sicuro. Non durano tantissimo questi mascari, hanno il suo prezzo, ma io lo cambio ogni 3 mesi, ma se vi devo consigliare di cui non mi ricordo il nome, ma solo la marca, non mi ricordo il modello, un mascara veramente valido che potete tenerlo aperto un anno e vi darà delle grossissime soddisfazioni, è quello di Estée Lauder che mi era stato regalato dentro un kit, cioè in realtà io avevo comprato un mascara e c'erano dei prodotti skincare di cui vi ho già parlato in regalo. Però io sapete, essendo. A volte mi dite, ma tu bocci tutto? Boccio quello che non mi piace, cioè è inutile dirlo. Io i prodotti del Tresole mi trovo bene con tutti. Con due o tre c'è stato un nì, ma giusto perché non erano adatti al mio tipo di pelle, non li ricompro più. Però ho clienti che li usano e sono soddisfatti, quindi io non è che boccio tutto a prescindere perché non è mio, perché questi prodotti ve li promuovo. Non ha altro sole questi prodotti se non di tutto il make-up, è rimasta solamente la CC cream, anche se in passato avevamo avuto un mascara che io non avevo provato però ancora, è andato fuori produzione. Speriamo che arrivi presto un blush, che arrivi un gloss volumizzante, anche quello da testare di un altro brand, vi farò sapere. Io ogni tanto compro qualche prodotto similare di altre nicchie, di altri brand competitor per vedere e più delle volte dico ci siamo con quelli di Oltre il Sole, mi piace paragonarli. E quindi se devo confrontare questo con questo, cioè,
è impossibile, cioè, a parte che è tutta un'altra categoria di settore di mercato, perché veniamo da un prodotto professionale a uno di drugstore. Quindi, cioè, cercate di capire anche le mie valutazioni, ecco, cioè io vi devo consigliare al meglio, quindi se una cosa non mi piace, non mi piace, è logico che poi la vado a comparare con, come voi a casa, no? Ho comprato un mascara, non mi piace per questo, preferisco cosa? Un altro perché? Perché è diverso, performa in modo diverso, cioè credo che siano delle... Ho avuto un piccolo battibecco sotto un video, non mio, dove io parlavo di un certo prodotto, mi è stato detto: vabbè, ma tu tiri l'acqua al pomolino, dimagrando il prodotto di un altro e proponendo il tuo. Sì e no, nel senso che per forza, se sento delle imprecisioni sugli attivi, le dico: se mi vendi un prodotto con la niacinamide e in cui mi dici con questo prodotto con la niacinamide al tot per cento curo le macchie, e quella percentuale lì è solo idratante, io sotto i commenti lo scrivo e ti propongo il mio, che so che percentuale bene o male può avere, e so che in tot periodo dà un risultato, perché non lo dovrei fare, cioè come, ma lo farei anche se non fossi consulente di bellezza entresole, magari lo farei con un altro prodotto o lo farei con comunque. Quindi vabbè, ne parleremo presto di questa cosa. Ho tre prodotti per le labbra, anche se ne ho degli altri nei terminati da farvi vedere e anche nei nuovi da provare che ho ordinato, che sono arrivati con Natino, andate a vedere il video precedente. Allora, quando voglio che un make-up per le labbra che duri, non dico tutto il giorno, ma il più possibile, almeno dalla mattina alle 6 alle 2 del pomeriggio finché non ho mangiato, uso questo di Maybelline, però un prodotto di cui voglio anche una texture che non fa tirare le labbra, confortevole. Sono questi mattettoni Super Stay Ink Crayon di Maybelline. Questo è il colore B, se lo ricorda. Io ho scoperto, vi faccio vedere una cosa, che se voi tirate qui, da sta parte, c'è un temperino che vi aiuta a temperare la punta di questo. Io l'ho scoperto guardando un video di una ragazza, quindi scusate l'ignoranza, non ve l'ho mai detto, ma non lo sapevo. E questo praticamente io non ho bisogno di temperarlo, mi faccio il contorno di qua e di là e qui, e poi lo riempio. Non è quello che uso oggi, e è un color nudo che tende un pochettino al mattone, però non è troppo aranciato. Quindi va bene per chi piace il nudo, ma non il nudo che fa labbra effetto morto, per intenderci, con lo sfondotinta che io li odio. Infatti ho sempre timore quando compro i nude, perché non potendoli provare in negozio o quando li compro online è tutto sempre un punto interrogativo. Cerco di basarmi un po' su quello che mi dicono le clienti. Ne avevo uno anche più chiaro, che è il rosso rosato, che non mi è piaciuto. Quindi non so di che colore è, non ci vedo, per dirvi di che colore è. Se lo vedo in giro vi interessa, ditemelo che lo vado a cercare. Poi, quello che so oggi invece, che è molto più... Allora, questo diventa effetto matte ed è matte ma non troppo, cipriato, un effetto un po' cipriatino, ed è no transfer. Questo è il contrario, è completamente cremoso, ve lo attaccate anche nei denti se non lo fate asciugare bene, se date troppo. È super cremosino è della Bourjois. Si legge così? No, Bourjois. Sì, credo che sia Bourjois. L'ho preso da Tigotin. Healthy Mix Lip Sorbet, praticamente un sorbetto clean and vegan. Vabbè, è poco prodotto. Il colore anche qui, chi lo sa, vabbè, chi vivrà vedrà. Vabbè, non ce ne sono tanti di questa linea. Vedete, è così, è quello che ho su in questo momento. Questo è un nudo leggermente più chiaro, quindi se avete le labbra di colore naturale molto scuro, vi potrebbe fare un effetto un po' chiarettino. Io ce le ho abbastanza chiare. Questo è il risultato. È un po' più arancione di come si vede in video. Ultimo, ma non per importanza, anche se vi dico la verità, non so se lo ricomprerò, della Bella Oggi, è un rivelatore di colore, idratazione istantanea, balsamo labbra, Color Magnifique. Allora, all'inizio non mi piaceva perché era quasi trasparente, adesso che sono arrivata sul fondo inizia a colorare, quindi o è
scesa la parte più pesante durante magari quando ho fatto il prodotto, non lo so. Fatto sta che è un bel nudo, lucido, super idratante, sembra un burro cacao, un balm che dà un po' di colore. Questo è bello scuro, ragazze, però quando è sulle labbra è quasi trasparente, però non fa effetto morto. Il colore anche qui non si capisce, comunque anche di questi ce ne sono. Ah no, è qua il colore 04, Color Magnifique Nude Touch, Nude Touch. Io lo vedrei più come una specie di burro cacao. C'è anche trasparente, questo qua. Niente, direi che è tutto. Spero di non avervi annoiato. Prossimamente vi farò anche il video di cosa c'è nel mio beauty Body care, dato che me l'avete chiesto. Avete qualche prodotto che state utilizzando anche voi? Se sì, quale? Oppure se qualcosa che mi consigliate, fatemi sapere. Non vi ho detto il colore del blush prima. Ve l'ho detto, il colore del blush è il numero 02. No, per me non ve l'avevo detto. Per il resto siamo a posto. CC cream è un colore? No, comunque ce n'è una trasparente, una gialla, questa è quella gialla. Niente, ragazze. Questo è tutto, fatemi sapere se state utilizzando anche voi, se avete dei prodotti comuni a me o se ne avete qualcuno da consigliarmi. Noi ci vediamo presto, un bacio. Ciao, spolliciate, condividete, commentate, fa sempre tanto piacere e fatemi sapere se avete dei video, in particolare vi piacerebbe vedere. Un bacio, ciao a tutte.